Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Mercoledì 10 gennaio 2024, San Aldo, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Ostuni perde un'icona del folklore e della tradizione popolare. La sua energia non si è mai spenta nonostante il passare degli anni e la sua veneranda età di 89 anni. I suoi canti popolari, i suoi balli con tamburello e organetto hanno riscaldato nel tempo le viuzze del nostro centro storico. Lei era Lillina de Cascione, meglio conosciuta come Zia Lolla, l'ultima Terrarola. Con il suo perenne amore ha insegnato a tante generazioni i balli delle nostre tradizioni popolari, senza mai mollare. Era impossibile tenere ferme le sue gambe, i suoi sentimenti e i suoi pensieri, condividendo le sue emozioni di pura cultura, un chiaro segnale che aumenta la nostra autostima a tutte le età. Ieri Zia Lolla è stata chiamata in cielo. Tantissimi giovani cresciuti con i suoi insegnamenti la ricordano così. Impresso è dentro di noi il tuo volto, la tua emozione, la tua grinta, quando a sorpresa ricevevi una serenata nelle strutture del focolare. Nonostante la tua fragilità fisica a causa dell'età, ogni volta che sentivi quel tamburello e quell'organetto, le tue gambe iniziavano a muoversi e accompagnavi la musica con il canto. Porteremo il tuo ricordo custodendo anche ciò che ci raccontavi ogni qualvolta venivamo a farti visita. Sarebbe bello quest'anno ricordarti con la festa di Carnevale, come fu fatto anche per Mestre Pietre, adesso insieme a lui, insieme a Gaetano e Uccia la Scarparedda, allietate il paradiso. Suonando e ballando come un tempo avete fatto su questa terra, in quel rione della stella dove le mura e le chianche custodiscono intatte le vostre voci e i vostri passi. E noi che figli siamo, beviamo. La celebrazione esequiale di Pasqualino a Cavallo si tiene oggi alle 10.30 nella chiesa del Centro Solari. Ostuni perde una straordinaria interprete della tradizione popolare. Lillina rimarrà nei cuori di tutti noi. Ai suoi familiari va il nostro profondo cordoglio. L'amministrazione comunale ha deliberato l'istituzione e l'individuazione di spazi e sale esterne alla casa comunale per celebrazioni, matrimoni civili e costituzioni di unioni civili. Queste le strutture idonee: masseria Borgo Santuri in contrada Santuri, masseria Le Carrube in contrada Spennati, relè La Sommità via Scipione Petrarolo, Ostuni Palace in corso Vittorio Emanuele, masseria Montalbano in contrada Montalbano Vecchio, hotel Monte Sarrago in corso Mazzini, masseria Traetta in contrada Traghetta e Grand Hotel masseria Santa Lucia.
nella Chiesa dello Spirito Santo. Si è chiusa la mostra d'arte collettiva di Natale a cura dell'Associazione Espressioni d'Arte. Per l'occasione, Don Piero Suma ha celebrato una santa messa dedicata agli artisti. Sono intervenuti il presidente dell'associazione Ruggero Cairo e il sindaco di Ostuni Angelo Pomes. Il comune di Ostuni presumibilmente introiterà per l'anno appena trascorso l'importo di 569.473 euro, riveniente dalla quota pari al 55,55% degli incassi dei ticket emessi dai parcometri elettronici. La somma dovrà essere imputata sui proventi da parcheggio pubblici del bilancio di previsione. Si è spento all'età di 92 anni Vito Lococciolo. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 10 nella parrocchia di San Luigi Gonzaga. Sentite condoglianze alla famiglia. La farmacia De Nitto effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, tempo instabile con rovesci e temporali, venti forti, temperature in notevole calo, mare mosso. Citazione odierna. Spesso mi sono chiesto se il ben pensante è anche uno che pensa. In realtà non pensa affatto, anche perché a forza di pensare come la pensano gli altri, gli si è consumato il cervello. Grazie per aver preferito la nostra informazione.